Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan e c'è anche mia moglie che è qui Ciao! accanto, si vedono le mani e facciamo il primo gameplay sul canale. Avete visto, abbiamo fatto recensioni, più che altro il mio amico Pippo con suo figlio hanno fatto il gameplay fino ad ora perché abbiamo poco spazio e soprattutto l'illuminazione è un po' quella che è. Quindi scusateci ragazzi, però lo spazio dove siamo è questo. Se qualcuno ci volesse regalare una casa, anche in affitto va bene, almeno si inizia a fare i video un po' più professionali. Il problema è che siamo in una stanza buia e illuminata da qualche torcetta e luce che abbiamo preso all'IKEA, quindi più di tanto non si può nemmeno pretendere. Comunque, prima partita, facciamo un gioco facile per portarlo su un canale, il gioco dell'Oca in chiave fantasy, quale meglio che non Talisman, che è un gioco veloce veramente dove tutto si decide col tiro di un dado, nel bene e nel male. Talisman, che poi ovviamente di cui vi voglio portare anche una recensione. Comunque, all'inizio di tutti i personaggi, a me e mia moglie piace la casualità, quindi pigliare uno a caso che ti pare, sopra, sotto, di lato. Io piglio questo qui. Il Ladro. ladro, perfetto. Questi si rimettono nella scheda, nella Bello. cosa. E io, oh, il numero uno, il troll. Bello. Allora, vediamo. Messi così si vedono? Sì, 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 sì. sì. E io, il troll. Vai, te, amore, descrivi il tuo. Abilità speciali. Puoi rubare un oggetto, una moneta d'oro a un personaggio che incontri. Quindi prepara le tue tasche. Siamo fottuti. Poi, ogni volta che visiti il mercato, il giorno di mercato, il villaggio, puoi prendere gratuitamente una carta di tua scelta dal mazzo acquisto. Questo ricordatelo. Perfetto. Poi, e come caratteristiche c'hai? Forza 3 e Allora, astuzia? Vabbè, forza 3, astuzia 3, a posto. E vitalità? poi vitalità 4 e fatto 2. Ok, io ho fatto 1, il troll ovviamente. Vitalità 6, forza 6, il troll picchia da morire, però astuzia 1, quindi in combattimenti magici è finito. Abilità speciale. Non devi tirare il dado nei picchi. I picchi erano da questa parte qua giù. No, era lì, quello lì qua, quello lì Erano davanti a te. campi picchi. Ok. Non devi tirare il dado nei picchi, almeno che tu non lo voglia. Se decidi di tirare il dado, devi accettare il risultato, perché praticamente i picchi sono le zone dei troll. Sì. E poi, quando ottieni un 6 col tiro di movimento, puoi rigenerare invece di muoverti. Se decidi di rigenerare, recuperi un segnalino vitalità e il turno finisce, perché i troll recuperano punti ferita. Bello. Ok, metto la scheda qui, una cosa che ci sarà dimenticata oggi nella partita di prova di partenza, comunque ce l'hai una monetina d'oro, perché se no Ah, de un po' ricorda che potresti abbiamo fatto comprare. una partita di prova, abbiamo Sì, fatto oggi si è fatta una schifo. partita di prova e si è fatto schifo da morire. E prendiamo le pedine, che te c'è il ladro, e com'è? Quello lì che corre col sacchettino, questo è il tuo ladro. Vada un po', dovrebbe essere lui. E il mio troll, tanto ho preparato già le ranocchie lassù, Ah. perché so che te ti ci diverti con la ranocchia. Innanzitutto, se mi puoi mettere lì in fondo dove c'è la città, il ladro, perché partenza lì. Lì in Ma lui è fondo. troll, sì. Cosa ti devo mettere giù in fondo? La mia pedina, che lui Dove? parte sulla città, Ok. lì. E il troll partirà dai picchi? Dai picchi, infatti, E che è la poi sua zona. allineamento neutrale. Allineamento neutrale, non ti serve carta. Il troll allineamento sarà neutrale, non mi serve carta nemmeno a me. Ok, inizia pure te. Quindi, Aspetta, vitalità. Ah, mettiamo la beh, vitalità. segniamo la vitalità. Io ho 6, 1, 2, Ne ho 4. 3, 4. Parti te. Ok, poi me lo devi muovere te Sì, perché è mi lontano. dici te dove? 4. 1, 2, 3. O finisci o nel bosco o 1, 2, No, 3, qua nel 4 finisci bosco. da me. No, nel bosco. Te Nel non ti vedo bosco, neanche. ok, pesca una carta. Si vede? Penso po'. Ascia. Arma. Aggiungi una alla forza e combattimento. Puoi costruire una zattera quando ti trovi nel bosco della foresta. Sì, e passi Buono. subito alla sponda là, però non ti conviene, lo sai all'inizio. Aspetta, sposto un po' qui, così almeno si vede meglio. Qui, almeno Ok, qua. ti metti l'oggetto e ti pigli un punto a forza. Ok, Tocca a tocca a me. te. Quello lì riprenditelo, che almeno si fa uno per uno. Cosa c'aveva il 6. mio? Quando devo nei picchi posso anche non tirare. Ah, se faccio un 6 posso prendere uno di vita. Se decidi di rigenerare recuperi un segno di vitalità e tutto. Ah, recuperi però, quindi se l'ho persi nel caso. 6, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cimitero neutrale, puoi recuperare fatto fino al tuo turno iniziale? No. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Andiamo qui. Colline, pesca una carta. Pesca una carta, armatura. Oh, sta parlando bene. Se sei sconfitto in combattimento e devi perdere un segno di vitalità, tira un dado. Se ottieni un risultato di 4 o più, l'armatura ti protegge e non perdi il segnalino. Hai comunque perso il combattimento. Figata assurda. Quello che avevo prima. Due. Due. No!
Taverna, vai a be, vai. Ambriagone 4. Giochi d'azzardo e vigi una moneta d'oro. Che era il culo di. Che è? Grazie. Tocca a me. 1. Allora, o alla pianura o ai campi. Dai, pesca una carta, pesca una carta. Andiamo nella pianura. Uguale. Pesca una carta. Cinghiale. Ale, forza 1. Però servono. Un cinghiale selvatico sta devastando questa zona. Rimarrà qui finché non verrà ucciso. Tira per il cinghiale con più 1. E io invece tiro con più 6. Cacchio, bravo. 7. 3, battuta. Quindi ho sconfitto il cinghiale. La carta me la tengo dalla mia parte. Ok. Anzi, facciamo una cosa, mettiamole qui. Che me lo ricordo meglio. Lo prendo e... Sì, no, 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 vabbè, vabbè. A me si dà un po' di spazio. L'allenamento, vai. Qua. Fatto. 4 e 5 campi. Pesca la carta. È come mia lì. Ah? È tipo la pianura, sono sì, tutte. Sì. Tormenta. Ale. Evento. L'inverno è arrivato improvvisamente. Una tormenta avvolge la terra. Per 2 round, tutti i giocatori, quindi io e te, potranno muovere di un solo spazio per turno a prescindere dalla regione in cui si trovano. Poi la tormenta si placa e finisce nel mazzo degli scarti. Praticamente per 2 turni io metterla te solo di uno. Vai, Ale! Tocca a me! Sei contento? A morire! Vado nel bosco, pesco una carta. Bosco 4. Bosco, bosco. Orzo. Un orzo feroce imperversa nell'aria. Vai, te tira con più 3 e io con più 6. 6. Vinto. Vinto, quindi prendo anche l'orso e frappolino 1, 2, 4, mancano ancora 3 punti. Forza e piglio il bonus in più. Ok, okay no, non tiri perché ti muovi di 1. Per okay. Questo turno e per il prossimo, poi basta. Tornado si è attaccato al gigante, smarito. O vai qui e provi ad andare dal mistico, dal coso. O se no... A parte di quanto c'hai, 2? No, no, aspetta, c'ho l'abilità, aspetta, scusami. No, è 1. No, c'hai 2 monetine perché puoi fare acquisti nel villaggio con 2 sì, monetine. Sì, ti sì. Puoi comprare la spada. No, 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 no. C'ho l'abilità. Ogni volta che visiti il mercato, il giorno di mercato, il villaggio, puoi prendere gratuitamente una carta di tua scelta da mazzo acquisto. No, acquisto su queste. Sì, ma minchia. È perché ruba lui. Quindi si no, di tua scelta? Di tua scelta. Leggela un po' per bene. Una carta di tua scelta da mazzo acquisto. Ah, quindi lo guardi? Lo guardi tra figli perché ruba lui. Ora ci va buona 30 anni, vi c'ho le taglio. L'elmo non li sta. Ascia ce l'ho già, la spada pure. Ricordati di posare un'arma sola, eh? Sì, ne. Borraccia, ascia, tutta roba uguale. Armatura, armatura, aspetta, metto un attimo qui che potrebbe interessare. Il mulo, il mulo è tanta roba. Come disse Emanuele, il mulo è importante. Allora, scudo, armatura. La zappa, no, io più il mulo. Chissà, perché? Almeno posso portare 8 oggetti. Vai. No. È fregato il mulo, non si sa come ha fatto a inculare un mulo, però l'ha inculato. Vai. Ah, poi... questa è l'abilità. Devo fare il tiro del mistico. Sì. Vediamo. 4. Potevi anche fare l'azione del fabbro, invece. Vabbè, diventi maledetto. Buono. Dammi la carta buono. Quella lì e te la metti così. Tocca a me. Vai, vai. Ah! Comunque, questo bonus che hai. Uno viene tolto, Questo bonus che hai sulla forza ti viene dato dall'ascia, no? Però mi ero sbagliato nelle regole, non ce lo devi mettere subito, ce lo devi mettere quando la utilizzi. Ah. Perché se te c'hai 3 armi differenti, non è che tutte e 3 ti danno il bonus cumulativo, allora, solo quando la usi. Tieni. Poi la scarti. No, ora tienicelo, perché tanto c'è solo questa, quindi cosa userai mai? Userai questa qui. Okay. Però nel caso ci avessi anche una spada che ti dà più 2, non fai più 2 della spada più 1 di questo 3. O più 1 o più 2? Perché usi il guerriero no, il guerriero le usa tutte e 2. Ok, ok. Non tiro perché mi devo muovere e vado qui. Pesco una carta. Quindi abbiamo già fatto un sì, la levi ora. Borsa d'oro. Scambia subito questa carta con la moneta d'oro. Ok. La monetina d'oro anch'io. Vai. Tocca a te, ora puoi tirare tranquillamente. 4. 1, 2, 3, qui vai dalla sentinella ma non la devi affrontare, almeno che tu non passi, se no andando indietro, guarda. 1, 2, 3, 4, 2 carte. Puttana lurida. Cos'è? Bippa. Vai. Allora, una è il drago. Forza 7. Ecco.
Un temibile drago terrorizza l'area. Oh, Mettilo lì sulla casella. rimarrà qui finché non verrà ucciso. E poi? Ok. Poi, caverna. La caverna rimarrà qui per il resto della partita. Tira un dado per vedere cosa trova all'interno. Un drago attacca forza 7 se fai 1. Se fai 2, un goblin attacca e fa forza 2. 3, perdi un turno. 4, 5, guadagni 2 monete d'oro. Se fai 6, guadagni 3 Il monete d'oro. valore della carta, qual è il numerino che c'è sotto? 6. Quindi va, prima devi fare l'incontro. Vai, io tiro per il drago, con più quanto? Su forza. Forza Forza 7. 7. Vai, io Io ho c'ho fatto 10. 4. Io ho fatto 10. È un drago, cosa volevi? Na. Ma lo Vai. posso evitare? No, se con incantesimi e basta, invisibilità e cose del genere. Con un dado, giusto, sì. Sì. Cioè 4, 7, 10, ha vinto lui, ti fa un punto ferita. Quindi prende un punto ferita E devo fare e cosa la devi fare anche caverna? cosa alla caverna, per forza, che se non conta. Cosa 6. fa? Cosa fa? Guadagni 3 monete d'oro. E rimane lì quella lì, Sì, però. per Boia. Che tutta la partita. sei ricca. Tanto te il rubino, ti servono una siga le monete d'oro. Insomma, Servono ma a me. sono ricca. È ricca. Tocca a me. Sì. Per favore, voglio fare meno tagli possibile. 1. Aspetta. Sì, ma dove vuoi andare? Lì cosa c'era? Ma La taverna. proviamo, vai. Vai, tu Tiro la il dado. sola embriaca. Va. 4. Niente, non ti cacano, stai a vedere. No, gioco d'azzardo e vinci una moneta. Posso andare al negozio anch'io? Bravo, troll. No, tocca a te. Qua se tocca dipingere se monete. Se sì, le Se monete. ste monete. Se mi. Sono già dipinte Disse le sia. 3. monete. Io mi voglio la scatola. 1, 2, Gioco dell'oca? 3. Bandito. Ale! Forza 4. Un bandito sta saccheggiando questa zona. Non ti attaccherà se gli dai una moneta d'oro? Combattere serve a diventare più forti in questo gioco anche. Quanto Lo c'ha di so. forza? 4. C'hai Vabbè. 3, te la rischi? No, fai te, 4. non ti Io c'ho voglio. 4, non 3. Ah, è vero, alla pari. Io Vai, facciamo, proviamoci, tiro vai. per lui. Se fai 7, ammazzo. 4 e 4, 8. 2 è perso, un altro punto ferito. Ora facciamola durare un po', stai già morendo. Ma con te, porca puttana, non mi aiuti neanche! Lo picchio io, se ci vado lo picchio io, te lo giuro. 6, guarda. 1, 2, 3, 4, 5 e non ci vado. Vado Guarda. al. Vado qui. Ora, potrei usare l'azione del fabbro perché ho 3 monete. Con 3 monete potrei prendere un'ascia, così anche mi posso fare la zattera. Quindi, dovrebbe essere qui. Ce Cieli. n'era un'altra? Ma puoi scegliere? Cosa? Sì, Sì, c'è come poca. scritto. Sì. Ok. Quando compri, sì, uso 3 monete d'oro, quindi non ce n'ho più. Ok. Però anch'io c'ho l'ascia. E l'ascia, ricordati, Sono. non ti. Non ti serve tanto per combattere l'ascia. Per Sì, ti dà più una costruire. per fare la zattera per andare di là. Lo so. Però va bene, tanto mi becco forza 7. Vai, tocca a te. Io spero di avere qualcosa per. Oh, bravo! Vado qui. Vuoi fare l'incontro con me o l'incontro che c'è scritto? Poi Quale decide. O mi incontro? attacchi o fai l'incontro lì. No, no, voglio. No, te ti ignoro. Non si. Cosa dicono questi che non ci vedo? Acquisti. Puoi fare acquisti. Ti potresti comprare ad esempio un elmo, ti potresti comprare uno scudo, un'armatura oppure puoi rubare. Non era qui che te rubavi. Ah, a proposito, se sono ritornata al villaggio mi posso prendere un coso Appunto, gratis, eh? ruba. Che cacchio compri? Ruba. Appunto. Vitalità nel deserto. Non c'è un coso per guarire. Non lo so. Ci sono di solito ci sono le carte evento, incontro, tipo fonte della giovinezza, quelle cose lì. No, borraccia, non perdi un segnalino vitalità nel deserto. Allora, armatura, non perdi vitalità. Se Armatura, fai fai un un tiro, tiro 4 da più. 4, 5, 6, non perdi. Quando viene ferito praticamente. 4, 5, 6 non viene ferito, però perdi comunque il combattimento. Ah, questo lo prendo gratis, Ed tanto è buono da gratis. morire. E poi faccio il tiro mistico. Tiro? Mistico. Sì. 3. Ignorato. Un accato di strisce. Tocca a me, 4. Sicuro. 1, 2, 3 e 4. Però dalla sentinella non faccio il coso perché tanto per ora sono debole. Santo Graal! Toh! Sono Parsifal, il cavaliere, quello che andò a trovare. Ora qui, no, era Parsifal. Nessun personaggio malvagio può avere il Santo Graal, sono neutrale.
Aggiungi 1 alla tua astuzia, non perdi un segnalino vitalità nel deserto. E quindi c'ho anche più 1 Dammi un all'astuzia. po' di vitalità a me, però. Però effettivamente sarebbe meglio averli colorati diversi, perché potresti fare il rosso per la forza e il verde per l'astuzia. E Uguale. ti incasini. Oh, forse no. Due. Perché ce l'ho messo il rosso io qui? Eh? L'avete fatto? Due. Cimitero, cosa devo fare? Cimitero. Sì, te come sei di allenamento? Perdi vita se sei buono. Buono. Se sei neutrale puoi recuperare fatto, se sei cattivo c'hai un bonus. Da buono non ci puoi andare, amore. Meglio andare lì. Foresta? Puoi usare l'ascia per passare di qua, ma non ha senso. Fatela ora la zattera, non ha senso. Per forza lì. Oh, di qua perdi vita, automaticamente. Tira, tira. Godine. 5. 5 al sicuro. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non l'avevo nemmeno visto, sono andata alla cieca. Esco una carta. Grimorio. Hai trovato il leggendario boia, Grimorio. Guadagni subito il massimo di magie consentite. Niente, perché dal tuo punteggio di astuzia poi il Grimorio scompare nel mazzo degli scarti. Me la metto nel culo. Tocca a te. Sei. Io quando faccio 6 posso anche recuperare vita. 5, 6. Esco la carta. Amuleto. Non puoi lanciare magie, compresa la magia di comando. Sei immune a qualunque magia tranne la magia di comando. Hai detto nulla. Non ti si può usare magie contro, solo quelle di comando. A me. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Qui cosa c'è alla cappella? Curati gratuitamente, se no malvagio. E io sono neutrale. Neutrale, puoi curarti fino al tuo valore iniziale. No, non mi serve a niente. 1, 2, 3 e 4. Pesca una carta. Corona di Salomone, aggiungi 2 alla tua astuzia. Ma porca puttana, che Sì, però sono culo! pieno, posso più tenere nulla. Aggiungi quanto si è detto? 2. 2. Mi ha detto c'è uno scudo Oh, assurdo. questo gioco è l'unico gioco dove c'ho un po' di fortuna. Un po', ti allarga. 4. 1, 2, 3, 4. Mettimi alla città, per favore. E alla città potevi fare visita al dottore, ma non ce n'è bisogno. L'alchimista. Invece sì, ne ho bisogno, Ah, è vero, dottore. sì. E, aspetta. Recupera una o due, boia, non ce ne leggo una, segnalini vita al costo di una moneta d'oro per ogni segnalino. Quindi due monete d'oro e ti curi i fulli. Quanto c'hai di partenza di vita? 4? 4. Ok, Per forza, ero già a metà vita. ah. Voilà. Tocca a te. 1, 2, 3, 4, 5, volevo andare a ammazzare drago. Vabbè, pesco una carta. Pesco una carta, borsa d'oro. Oh, oggi è culo. La partita prima eravamo tutti e due a pianti Infatti, perché ora. prima lui la fortuna, poi io e gli rubavo la roba e lui la sfiga, poi io di nuovo sfiga. Siamo stati a fare avanti e Per ora. indietro tra città e taverna e la zona interna Dice assurda. fortunata al gioco, sfortunato in amore. No, per ora anche in amore. 3, Ti spero. 1, Te. ti devo spaccare la faccia. Dovevo andare di qua? Qui. Di cos'è? Pesca una carta, normale. Vai, 1, 2, mettimi. 3. Borsa No, tiè, d'oro. una. Scambia subito questa carta con una moneta d'oro. Oh, grazie. Sono mescolate bene, direi. San Giannare, grazie. Grazie, San Gennaro. Dov'è mi dato? È lì. Fammi fare 1, 2. 6. 1. Dov'è? Non ci vedo, no? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Campi Bisenzio. Fonte magica. Quando viene scoperta, poni qui 4 segnalini forza. Puoi bere dalla fonte ogni volta che giungi qui, prendi un segnalino e aggiungilo alla tua forza. Porco mondo! Quando tutti e 4 i segnalini sono stati presi, la fonte svanisce. Quindi qui io farei una cosa bellina, visto che il blu tanto non c'è. Ah, per ricordarti che devi prendere le cose, per Sì, che poi ricordarti. questi segnalini dovrebbero essere i colori delle varie caratteristiche. Comunque sì, guarda, ce ne metto. Cioè così. Ce ne metto 4 sulla carta. Per quanti turni dura? Ogni volta che viene scoperta qui, poni 4 segni di forza e poi vieni dalla fonte ogni volta che giungi qui. Ok, quindi ne prendo uno. Cioè, uno si leva. No, no, dura fino a che non sono scaricati tutti. E ne prendo uno verde e vado a forza 8. Fischia. Quando ci passi lo prendi automaticamente, senza facendo 4, l'azione.
1, 2, 3, 4. Peschi una carta. Colline. Ok? Vai. Diago. La cosa che ti garba a te. Serpente. Mamma mia. Serpente. Forza 4. Un serpente ha fatto la tana in questa zona. Rimani qui finché non verrà ucciso. Mi tiro lì. Vai, tira. Io tiro con forza più 4, te? No, uguale. 4. Che fa il risultato più? 5. Te oggi ne tocchi da morire. L'altro punto ferito. Amore, a te mi hai rotto le scatole. Porca miseria, ti trinco le dita tra un po'. Scusa, amore mio. Allora, come devi fare? Tiri per sé, li schifo. Fa tutti di schifo. Quando li devi fare per Otro. Me, sempre tutti bene. Uno, sei contenta? Vedi, te. Uno e vado. No, aspetta, aspetta, Cimitero, io ci muoio. A parte no, sono neutrale. No, te no. Sei neutrale, non ti fa niente. Fatto fino al valore iniziale, no, niente, vai. 5. 1, 2, 3, 4, 5, vai in città e ti freghi un altro oggetto, ed è borda, vai, ricompra. Si è fatta tutto l'equipaggiamento OP del gioco. Ah, vediamo un po'. Tanto te lo rubo per muro, lo sai, eh? No, no. Sì, no, no, cacchiacci tua. Ti spero non mi venga al tiro perché te lo rubo. Ci arrivi, ti metto sul basso. Comunque, consiglio che ho letto su delle guide, no davvero, su internet e tutto, conviene passare a questa regione qui interna solo quando c'è una caratteristica a 10, non prima. Ho preso la spada. Consigliano tutti perché se no è impossibile passare sto step. Ora che hai preso la spada, questo levalo, no? Te lo metti laggiù nel coso, perché ora c'hai due armi, ok? Anzi, fa una cosa, guarda, per ricordartelo, prendine uno e lo metti sull'ascia. Prendine uno, la spada da uno, no? O due? Sì, uno. Quando vai a fare il combattimento dovrai scegliere quale mette, capito? Sempre se non spacco tutto. Ok, dovrai scegliere quale mette, perché non puoi usare tutte Aspetta, e due le armi. Mistico. Sì, mistico. Ignorato, ok. Mi calmi, sì. No, lo ti spaccavo dalle botte. 1, 2, 3, 4, se no. 1, 2, 3, 4. E volevo combattere cosa? Allora, di là dove vado? 1, 2, 3, 4, qui. Cosa c'è scritto? Ah, foresta, tira un dado. Vai. 1. 1. Sei attaccato da un brigante, forza 4. Intanto c'ho forza 8, speriamo bene. Tira te per il brigante. 9. 1. Ok, ho vinto. 5. Forza 4, però non mi posso prendere la carta, vabbè. Comunque l'ho. Praticamente 6. 1, 2, 3, 4. 5, 6, dove c'è la cappella lì? 1, 2, 3, 4, 5, sì, andreste alla cappella che è... Io sono... Ti buono. Puoi curare gratuitamente, senza Vai, spendere nulla. Mettimi la cappella... Vai, curati. Alleluia! A me. 3. 1. Oh, non mi riuscivo a far andare, Sì, punto, forza. Ah, già, cazzo. Non vedete, bravo. Ma perché non mi faccio la faraccia? Questo si leva e mi piglio un altro punto forza. Sono a forza 9, Spacco tutto. Sì, ma a me se ne tocchi. T'ammazzo. A me mi serve il mulo. 2, dove vai? Sul divano. O qui, o alla sentinella, o qui. Qui ai picchi tiri un dado e bisogna vedere cosa succede. Alla sentinella peschi una carta. Vado alla sentinella. Ciao, sentinella! Oh, Borsa d'oro. Ancora. Vabbè, oh, te. Tanto un li spendi, a te ti serve un cacchio, allora. Invece sì. Inculi la roba, Vai. 2, madonna, ti liscio. Ah, a me lo puoi ammazzare lui. Oh già, brava. Ma perché non mi sto zitta? Devi stare zitta. 2, ti tiri con più 4, io tiro con più 9. Ma dai, ma lo fai fuori soltanto con l'occhi. 1 però, io ho fatto 10. 5, io ho fatto 10 e ti ha fatto 9, boh, ho vinto di 1. Sì. Quindi lui me lo prendo e ora guarda, visto che fanno 4 più 3, 7, no? Converto questi qui. L'unica cosa che quando li vai a convertire, tutti quelli forza in più vengono buttati via. Quindi io ti potrei dire, mi basta un 4 e un 3 per fare un 7 e mi prendo un punto forza. No, ma li devi convertire tutti quelli che c'hai di un tipo. Quindi li converto tutti, vanno nella pila ovviamente degli scarti e io mi prendo un altro punto forza. C'ho forza 10. Io posso... Se sei a posto per la zona interna. Se vado ancora un po' su di 2 punti è meglio, però sì, potrei provarmela. Tocca a me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui peschi una carta normale e di là guarda te. 1, 2, 3. Sì. No, aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, col cacchio che sto uscendo, vado lì.
scappate. Qui. Sì. Poltergeist. Qua. È un seguace. Oh, un poltergeist ti perseguita. È un seguace del cazzo. Lo sai dove l'ho preso? Nella partita prima digitale, l'ho preso anch'io. Devi prenderlo come seguace. Il suo unico effetto è quello di rallentare il tuo movimento, una casella per turno. Puoi liberartene soltanto attraversando il fiume, passando il ponte, usando la zattera e il traghetto. Dopo puoi scartarlo. Sì, fino a che non passi il fiume so cavoli tua. Ma porca. No, te lo metti qui perché ti conta. Seguace qui. Sì, ti conta però nel complessivo delle carte, eh? Sì, sì, vabbè, l'ho detto qui, via. Ti conta nel complessivo delle carte e... Porca miseria, che schifo. Aspetta, per costruire la zattera cosa devo fare? C'è l'accetta, devi andare nel bosco o nella foresta. Lì lo potevi fare, però l'azione no. No, però te l'azione... No, lo puoi ancora fare. Perché ci sei entrata, la potresti fare ora. Però vai automaticamente di là, eh? Va bene. Allora, fai una cosa, costruisci la zattera, non devi tirare niente. No. Costruisci la zattera, sì. Almeno c'era scritto così, guarda sull'ascia. Sì. Ok. Costruisci la zattera che subito appena usata va scartata, te lo ricordi? Perché il numero delle zattere è contato, non si possono fare infinite. Va bene. Quindi è scontato e te automaticamente ti muovi qui. E devi fare l'azione che c'è di là poi ovviamente. Cos'è? E pesca una carta. Aspetta. Non pescare se c'è già una carta. Ogni creatura che affronti c'ha sempre due in più al risultato. Quindi pesca una carta. Lancia sacca. Ah, questo levalo, il poltergeist, via. Lancia sacca se sei buono. Sono buono. Perfetto, che culo rotto. Aggiungi una alla forza in combattimento. Aggiungi tre alla forza in combattimento contro draghi. Un drago. Quindi la metti lì. Uno. Mettici un segnalino sopra così te ne ricordi quando servirà. Okay. Vai. Fine. Oh, per ora mi è andato a genio. Insomma, sei andata un po' troppo presto di là, eh? Lo so. Però, vabbè. O questo morivo. Uno non dovò. O vado nella foresta o vado lì. Lì cosa c'ho? Una monetina d'oro e cosa posso prendere con una monetina d'oro? Niente. Qui tiri un dado direttamente. No, vado lì. Tiro il dado. Sei. Un ranger ti aiuta, guadagni un'astuzia. Ma cosa c'ho? Sì, ma finisce che lui prende talmente tanta astuzia, diventa anche colto, diventa furbo. Non sono più un troll. Non sono più un troll, sono... Diventa fortissimo. Zikik. Scivola, sbatte la faccia, ore. Sono partito come... Zikik. Sono arrivato solo Zikik, Antonino Zikik. Vai. 5. Sono scarbi. Dove vai? Lì cosa c'è? 1, 2, 3, 4 e 5. Qui c'è la valle nascosta che peschi 3 carte, addirittura. Sono 1, 2, 3, 4, 5 e tempio, non lo so. Devi tirare due dadi. Ah, quello che tiravi due dadi e vedi cosa ti viene fuori. Qui peschi 3 carte e lì tiri due dadi. 3 carte possono essere anche 3 mostri, eh? Appunto. Però possono essere anche oggetti buoni. Quindi tira due dadi e rivertiti. Mandamela buona. No. E finalmente. Ora. Aspetta, metto questi piccoli. Sono nella casella foresta. Anch'io uso la zattera. Mi sembra un marmullo che non c'è più, quindi non la posso usare. Penso di sì. Di buono, che senso c'ha? Cosa? Sì, penso di sì, uguale. Secondo me non andava scartata quella lì che ho scartato. Una cazzata, beh, ormai lasciala lì. Scusami, perché la puoi trovare, perché la puoi comprare, capito? No, devi scartare. Sì, ma quando la trovi, quando la compri, perché la puoi anche trovare o la puoi comprare coi soldi. Vabbè, comunque, ho fatto una zattera. Vado di qua e castello. Medico reale. Puoi curarti? No, puoi consegnare il coso. Niente, tocca a te. Un per ogni segnale recuperato. Tocca a te, sì. Se no ti ricordi se li porti la donzella o il cavallo, il coso. Il cavallo, no. Principe. 4. 1, 2, 3, 4. Il portale mi sembra troppo presto, però. Boia. 4. Lì cos'era? Ah, cosa dello stregone? 1, 2, 3, 4. Qui era la caverna dello stregone. Puoi tirare... un dado per... una ricerca. Ti ricordi? Potevi fare le ricerche. Vai, sì, però poi... no, ma io non posso entrare. Io non ho il talismano ancora. Appunto, nessuno può entrare. Però il talismano. Vai. 2.
La tua ricerca è uccidi un nemico. Ok, ti ora hai questa missione dalla caverna, ok. ricordatela, devi uccidere un nemico ovunque tu lo trovi e poi prendere il bonus. Ah, ok. Quindi tocca a me. Il cavaliere nero? Subisci una penalità, paga una moneta d'oro oppure perdi un segnalino. Ah, non lo posso combattere, no, allora. Uno e due, qui. Pesca una carta. Pozzo della vita. Quando viene scoperta. Ok, sì. Questo qui. Aspetta, eh. Può bagnarti la pozza di vita, chiedi qui. Prendi un segnalino e aggiungi la tua vitalità. Ok, questo lo metti qui. Ci si mette sopra come di là quattro segnalini. Che era E1, 3, perché uno me lo piglio io. E sono la vitalità, no? Sì. Ok. Quindi uno lo tolgo e puoi andare anche oltre il tuo limite di vita. Perché ce n'ho uno a meno? Avevo subito una ferita? No, Credo di sì. perché l'ho preso da qui per metterlo di qua. Non ho mai subito ferite per ora. Quindi ce n'ho 7. Ricordati quando passi di lì, lo levi e te ne metti uno rosso. Vai. 4. 4. Allora, 1, 2, 3, 4. Qui c'è radura maledetta. Pesca una carta. Qui non possono essere considerate la forza e l'astuzia derivanti da oggetti. Quindi se devi fare un combattimento puro con le tue caratteristiche. Però peschi una carta. Se no, 1, 2, 3, 4 e vai al tempio. No, vado vicino a te. Vabbè, io devo fare uno, per venirti a picchiare. Solo uno. Ma qualcuno che c'ho io. Sono qui. Qui peschi una carta. Ti c'è la missione che devi fare un combattimento, Lo so, metti. eh. Se no non prendi il talismano. Vai. Ah, Hobgoblin. ricordati questi due, eh. Non Sì, li hai ancora usati, eh. per il tiro. Forza 3. Oh. Un brutale Hobgoblin in agguato in quest'area. Rimarrà qui finché non verrà ucciso. Allora, quale arma usi così ti dà un bonus? È Questo qua lancia la sacra. uguale, tanto hanno tutte uno. Vabbè, lancia sacra, te lo sposti lì. E Vai. ora c'è forza, 5. 5. E l'Hobgoblin c'ha 3. Dai, 5. Ok. 10. Morto, te lo tieni. Te lo metti lì Oh. accanto che poi ti conta il bonus, rilevalo. Talismano, prego. Levati il bonus e rimettilo giù. No, devi tornare lì. Allora, torno lì. Oh! Porca puttana! Dì. Però la missione l'hai fatta. Quello è la cosa importante. 3. 1, 2, 3. Perdi uno di... Sì, che cacchio. 1, 2 e E tu lo 3. potresti già fare lì, eh? Ma non posso, non c'ho il talismano. Anche se entro di qua, È cosa vero, faccio? cazzo. Pesca una carta. È vero, cacchio, è vero. Anello, aggiungi una alla tua forza e alla tua astuzia. Aspetta, Ma basta! Ma tanto non però. c'è più. Non li puoi più portare. Ma ora ti dico. Ma che non scatti qualcosa? Levo il Santo Graal. Ah no, però aspetta, non perdi un segno di vitalità nel deserto. Questo lo devo contare. Non perdo vitalità, questo lo devo tenere. Armatura mi serve. Posso levare l'arma, sai che c'è? Aggiungi una forza in combattimento. Tanto no, però mi potrebbe riservare la zattera, stiamo buoni. Levo la corona di Salomone. Aggiungi due all'astuzia, quindi devo mettere una a forza, scartalo, devo mettere una a forza e togliere una ad astuzia. Quindi ad astuzia ne levo uno e lo metto su a forza. Sai quanto ho di forza ora? No, 11. due astuzie. Due astuzie, devi tornare due, non uno. Ma uno ce lo rimetto perché questo qui mi dà una forza e un'astuzia. Ah, ok. Vai, Poi c'ho tocca a forza me. 11. Uno. Uno o vai qui, rune e peschi una carta, o vai nelle colline e peschi una carta. Qui una carta normale, di qua ogni creatura che affronti ha più 2. O qui normale, nelle colline. Rune. Rune? È più forte quella di qui, eh? Va bene. Ah, ok. Ah, Cos'è? Troia, Goblin, forza 2, Dai, quindi è forza vabbè. 4. Vai. Mettiti il coso. Forza 5. Otto. Dai, c'è forza 5. Ma Oh, otto, pari. vaffanculo! Pari, lo vuoi Capito! ritirare? Però se viene peggio pigli la No, ferita, eh. no, 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 c'è niente. Pari, ok. Si arrabbia. Guarda! Uno, io vado dal cavaliere nero. Preferisco trincargli le mani a lui ogni volta che deve giocare contro di me. Oh, io arrivo dal castello, non faccio nulla, vai. Tocca a te. Uno, Ma due. riuscirò ad andare a quella cacchio di caverna dello Allora, qui stregone? va le rune. Se invece vai di qua, torni nella radura maledetta. In Non tutti e posso. due i casi peschi una carta. Peschi
Però qui i mostri hanno più due. Due, non è l'era dura. È ancora allora, qui peschi una carta. Qui invece peschi una carta, ma i mostri c'hanno più due. Vammi indietro, vai. Dove? Lì. Ah, che poi non si è contato che questo c'aveva più due, eh? Non è contato che era più quattro? Eh no. E quindi mi sono beccata la ferita. Vabbè, non te la sei beccata, lei, perché è una dimenticanza mia. Vai qui, pesca una carta. Anima inquieta. Ecco. Astuzia 4. Questo ne ha 3. Vai. Ne ha 3. Una mica... Ok, tira un dado. Per vedere dove va. 5. 5. Castello. Grazie. Sì, ma la devo affrontare solo quando ci arrivo, non quando ci parto. Allora, 2. Dove sono io? Qui? 1 e 2. Io sono convinta che più si sta potenziando, più farà una morte idiota. Come dice Bruce Lee, più sono grossi, più fanno la botta quando cadono. Vai. 4. 1, 2, 3, vai lì. O se no, 1, 2, 3 e 4. Se no, no, qui ti curi, eh? No, però c'è quello. Ah, Quindi, 1, 2, 3, 4, vai. Pesca una carta, però nel caso di un mostro ha più 2. Cos'è? Drago? Lemure, astuzia 1. Vabbè. Questa meschina creatura di radiati assale dalle ombre, rimane qui. Non fa schifo il lemure. Sì, ma vai. Più astuzia 1 sarà 3 adesso. Ora c'ha 3. E te? Io 3. Alla pari. Che fa di più? 6. 5. Poi ribadi, la faccio apposta. Ma non mi stai sul cazzo. Tocca a te. A me. Ammazzerò un gioco. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Allora, ragazzi, uno intelligente cosa direbbe? Ora con forza 11 l'ammazzo dalle botte e gli frego il mulo. Però siccome mi ha promesso che dormo sul divano e che mi spacca le spelotas, lo cocones, come si dice, i coglioni, non posso fare niente. Quindi, visto che io ti amo e te lo dimostro, ti libero dal lemure, ok? Vai, tira per il lemure con più 2. No, scusa, con più 3. Ah no, ma è astuzia, cazzo. Io astuzia c'ho? Ah, c'ho 4. Io ho fatto 6, te con più 3 hai fatto 8, quindi ne tocco. Toh, ho preso anche le botte per te, dal lemure. Cioè, sono andato in Madagascar io, cosa bene. Vuoi? Vai, tocca a te. Ti dovevo rubar mulo. Super cazzo. 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 qui e peschi una carta normale. Super cazzo. Capito? con le minacce mia moglie mi fa giocare male. Pestilenza! Vabbè. Te oggi c'è una merda. Che c'è? Sta giocando tu palli. Una pestilenza ha piagato questa regione. I personaggi che si trovano in questa regione devono perdere un segnale di neutralità. Poi la pestilenza finisce. Perfetto, grazie amore, vai. Io ti aiuto e te mi fai la pestilenza. Io mi sto ammazzando da sola, non vorrei dire. Me ne sono accorto. 3. Oh, nemmeno io riesco ad andare lì, 1, 2, 3. Pesca due carte, se ci sono già, ok. Pesca due carte, uno. Uno e due, vediamo un po'. Una è una sirena, che è un evento. Il canto di una sirena si ode in questa regione. Tutti i personaggi in questa regione devono perdere un turno. Alla fine il canto della sirena si perde nel mazzo degli scarti. Se sei malvagio guadagni una vitalità. Se sei buono perdi uno. Se sei neutrale l'incontro non ha effetti. Scartato e perdo il turno. Quindi fai due turni te ora. Vai. Tanto morirò. Mi sto ammazzando da sola. Come mai? 3. 1, 2, 3. Questo non ci sei ancora andato, nell'abisso. Tira un dado per te stesso. Con un risultato di 1, 2 perdi una vitalità. Tira un dado anche per ciascun seguace che possiedi. Con un risultato di 1, 2 il seguace è morto. Non ce l'hai seguaci? Vedi? Come una cretina, a quest'ora io non perdevo un cazzo, perché ho fatto più di 4, 5, 6. Fai un tiro. Quante volte hai subito ferite? 2 volte? Sì, 2 volte. Vai, tirale tutte e due. Ma mica le posso fare adesso. Ma che se ne frega, vai, tanto non siamo mia un torneo, vai. Ho capito, ma no. Uno l'hai uno ha salvato, e ritirane un altro. Beh, questo magari è la tale.
cosa dice l'abisso? Tira un dado per te stesso? Tira un dado per te stesso con il risultato di 1, 2, perdi 1 di vita. Se no non succede niente, non ti danno i bonus, non c'è nemmeno da pescaccarteli. Quindi 1, 2 e 3. Vai al portale e peschi una carta. Molto bene. Guaritore! Oh, alleluia! Allora, un guaritore si stabilisce in questo posto per il resto della partita. Oh. Cura gratuitamente fino a 2 punti di vitalità ad ogni personaggio che giunge qui. Fullati. Quant'è la tua vita? 4. Ok. Deus, grazie. No, tocca, ritocca a te. Ho perso il turno, c'è le sirene di merda. Ah, è vero. 2. Sì, io boh per poco. Potevi andare a prendere un altro bonus lì. Vabbè, o vai qui, o vai qui. Quello cos'è? Pesca 3 carte. Quindi pesca un casino. Però potrebbero essere 3 mostri, guarda un po'. 1. Sono quelle sopra, 2 e 3. Cos'è? Drago, drago, drago. Stai a vedere. Vabbè, lemure. Vabbè, lemure è una cazzata. Poi. Scudo. Che va benissimo, è ottimo. Cosa ti fa? Come un'armatura. Tiri un dado per la vitalità. Devo tirare 2 dadi io praticamente. Posso fare... Quindi posso fai... Fare? Prima tiri, se ti viene. Primo tiro, se ti viene 4, 5, 6... Lo fermi con l'armatura. Se passa, ritiri ancora per lo scudo. Okay. E cazzo, non ti feriscano più a te. Pensavo male, perché ho visto il vortice, ho detto ecco, adesso mi ammazza. Invece dice, vortice magico assorbe gli incantesimi, tutte le magie dei personaggi e il vortice devono essere subito scartati nelle rispettive pile. Quindi lo devi mettere lì o lo devi scartare subito? Sì, però devi scartare la tua magia. Ma non è una magia. Non è una magia, stavi? No, no, è un amuleto. Ok, combatti il lemure. Sì. Lemure tira con astuzia più 1. Quindi io ho fatto 6. Ho 3. Pari. Ok, quindi il lemure rimane qui e è finita. Io pensavo che... 4. 1, 2, 3, 4, se no 1, 2, 3 e 4. No, l'abisso no. 1, 2, 3 e 4. Qui cosa c'è? Pesca una carta. Le rune. E un mostro c'è. Se c'è, no, ogni creatura ha più 2 all'attacco. Talismano! Però devo scartare qualcosa. Vedi, non avete rubato il mulo, oddio. Allora, guarda, siccome sono grosso da morire, non me ne frega niente, butto via l'armatura. No, la devi mettere lì? Ah, sì, giustissimo. La devi mettere per terra. Brava, se le regole meglio. 5. Allora. 1. 1, 2, 3, 4 e 5. Se vai qui combatti il lemure. No. E se vai di là, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no, sì. Levi 1 e ti prendi 1 di... Di vita? Guarda un po', sì. Di vitalità. Almeno c'ho 5. Ciao, come... E io ora posso entrare? 2. Vitalità 6, cazzo. Io però... Sì. Qui vieni curato, eh. E 2. Se devi recuperare la vita. Sì, però l'azione non la posso fare perché non ho abbastanza movimento per arrivare di qua. Quindi devo fare nel turno dopo. Però sono già full di vita. Vai. Tocca a te. 4. Affanculo! Deserto, perdi uno di vitalità. Se no fai 1, 2, 3 e vai dal Cavaliere Nero e perdi... Dovunque tu vada perdi uno di vita. Qui però puoi pagare una moneta d'oro e non perdi vita. Che cacchio te ne frega? Ce ne hai 2 miliardi. Vai, Cavaliere Nero, vai. Io ti voglio bene tutti. Grazie, grazie, passa, passa. È quello di... come si chiamava? Non gli devi rompere i coglioni. Gigi Proietti. Gigi Proietti. Era Cavaliere Nero. Allora, io devo entrare, prima tiro il dado per vedere quanto... Ah no, tanto se passo vado qui. Allora, per entrare dovevo tirare 2 dadi e faccio una prova di forza. Devo fare meno del mio valore di forza. Porco mondo, c'ho 11. Sapete, 12. 6. Sono entrato e sono qui. Vai, tocca a te. Ok. Dai, fammi arrivare a questo lo stregone, mortacci tui. 1, 2, 3... Cosa fai? 1, 2, 3. Se no vai alla radura maledetta, pesca una carta. Però se arriva un combattimento non puoi usare nessun bonus, eh? No. Okay. Cioè, questi sì. Questi sì, quelli delle armi no. Quelli che... perché questi sono persistenti, non sono dati dalle caratteristiche, dalle armi che c'hai. Metto qui, tanto non posso pescare. Vai. No. Ho l'armatura? Ah no, ce l'hai già. Ce l'ho già. Allora, io ora mi dovrei muovere qui, guarda qui, è qui la, il tiro della forza. Sì. 3 di 6 meno 11, farò 0. Oh, 0. E quindi rimango lì. Ce l'ho fatta. Puoi andare avanti. Vedi perché ci devi arrivare forte lì, è quello il problema.
3. No, qui perdo un coso. Sì, lì per forza. Se non c'è la borraccia, sì. Se no fai 1, 2, arrivi al cavaliere nero e paghi. E non perdi nulla. Muore, fra perdere. Appunto, vai di là. Tanto lì, le monete te non ti servono, rubi. Allora, poi mi muovo di un altro uno e vado dalla morte. Cosa faceva qui? La partita con la morte. Tira due dadi per te stesso e due dadi per la morte. Se i risultati sono... Ah, ok, te tira per te e io tiro per la morte. Cioè, io tiro per me? No, te per la morte. Vai, 8. 6. Ho vinto. Ah no, nel tuo prossimo turno. Nel prossimo turno. Ok. Questa l'hai battuta. Ok, vai. Prossimo turno ti puoi muovere. Mi sono rotta il cazzo. Vai nella radura maledetta che mi sto rompendo i coglioni, guarda. 1, 2, 3, vai, che ti frega, pesca la carta. Drago. Cintura magica. De. Punto 6, 7, 8. Via. Aggiunge 1 alla tua forza. Perché questo però sono messo? C'è un capello lì sulla scheda. Tocca a me. Mi muovo qui. Cosa diceva qui? Tana del lupo. Ah, te devi tirare... due dadi e quella la forza del lupo. Tira due dadi. Quindi il lupo ha forza 8. Vabbè, io ho 11, speriamo ancora bene. Quindi tiriamo 1 e 1. Sarà sempre la forza del, di tutto il suo. No, no, ogni volta che ci vai le cambia. Ma come? Te me le, se ci rimani fermo, sì. Però ogni volta che ci vai cambia. Se sì, te rimani lì, sì. Perché non ti può muovere, fino a che non lo batti. Io ho fatto 6 più 11. Ma 17. Un dado e tiri tu? Sì, non te devo tirare di combattimento. Si tira sempre, è il guerriero che ne tira due. Ok. Ok, quanti ne ho tirati finora? Uno. Ok. Mi viene il dubbio. 6 più 11, 17. Vai, tira. Tira un dado e ci aggiungi 8. Ma l'avevo già fatto, 8 era. No, era la forza, era per stabilire la forza del mostro. Tirane uno. Hai tirato due dadi. 6 più 8, 14, ho vinto. Ho battuto il lupo. Se lo batto... Vai avanti. Ah, subito o quello dopo? No, quella dopo. Ok. Vai. Uno. Uno. Ammazza il goblin. Vuoi andare qui? Forza più 4 c'ha lui adesso, E io 5. Vinci. O se no puoi andare qui e pescare una carta. Fammi pescare la carta. Ladro è schifoso. Deve... Fingardo. Spada. Ma tira lì. Ok. Tocca a me. Vado qui, non c'ero mai arrivato, prima volta in vita mia c'ho i brividi. Valle del Fuoco, devi avere un talismano per entrare. Puoi entrare solo se possiedi un talismano. Se non ne hai, se leggo un po' così ragazzi perché la rovescia. Non ne hai, devi tornare, va bene. Ok, quindi sono lì e poi vado oltre. 1, 2, 3, 4 e 5. Vai. Allora, hai fatto la missione e ti becchi il talismano. Però io mi butto una cosa. E devi, per forza. Lascia. Aspetta. No, è meglio buttare qualcos'altro, fidati. La lancia. No, perché se ti compare un drago ti serve la spada. Tanto la spada da uno e basta. Butta okay. Lì e dai il talismano. Prendo il talismano che era qui. Sì. Voilà. Ti pigli il talismano. Ora puoi entrare anche te. Ok, bene. Ora io, mio turno, muovo. Va bene, arrivo qua su in cima. Prendo i... Due. Ma li portacci! Qui. Nell'abisso. Qui. Nell'osi. Pesca due carte. Carta. E principessa la devi consegnare. E ti pagano. Ti serve una sega però. No, ti cura anche. Ti cura e ti paga. Ma non c'è bisogno di essere curata. Sei full però, vedi te. Sono due le carte qui da pescare. Sì, quindi sì, sono già pescate. Ok. Il ritiro. No, è andata male stavolta. Vita. Scartala. Del poso è finito. Tocca a te. Nah. Ti prego, sfiga dei dadi. Fatti sentì. 5, 1, 2, 3. Sì, no, no. Poi arriva qui, Non è che la sorpassi, che te faresti 1, 2, 3 e poi entro, capito? Okay. Però devi fare la prova. Ok. Su cosa vuoi fare la prova? Sul valore che c'è più alto al momento, qual è? Forza. Forza, ci metti anche un'arma. Mettici un'arma. 6, 7. E diventa 7. Tira due dadi e devi fare 7 o meno.
Niente, quindi leva, rileva il coso, così ci si ricorda. Vai. Vai, tocca a te. Un punto ferita. Sì, però cosa lì c'è, cosa che mi guarisce. Perché? Un guaritore stabilisce in questo posto per il resto della partita. Cura gratuitamente fino a 2 minuti di età del personaggio. Ma vaffan... Yeah! Ah no, ma che giunge qui? Solo quando arrivi. No, però è vero, te sei lì. Va bene, vai. T'aspetto dentro. Vai, ritira. Ancora una volta si fa conto che c'hai forza 7. Vai, sei entrata. Ora tocca... Ora non sei più lì, però. Niente. Dove... Allora, qui devi agire d'astuzia. Qui devi agire di forza. Vado d'astuzia però, perché è vero che qui c'ho la forza più alta. Ti serve la forza alta, la forza sottrae, cioè la caratteristica sottrae dal tiro di dado. Più alta è, meglio è. Sì, però io c'ho solo 7 di forza. E d'astuzia? Sì, ma vado di forza. Per forza, mettici un punto, quindi c'hai 7, tira 3 dadi. Devi far almeno fino a 7, non di più. Quando scommetti che finisco la taverna. Va, diverti. No! 4, 5. Che culo! L'hai superata! L'hai superata! No! No, dopo tu. Dopo, sì. Però l'hai superata. Che culo di merda! 5, punto ferito. No! Vai. Vai dalla morte danzante. Tira 2 dadi io e 2 dadi te. No. La morte è forte, dadi. Ha fatto 9. La morte ha vinto. Quindi... Punto ferito. Aspetta, cosa dice? Ah no, aspetta. Posso tirare il dado, c'ho l'armatura. No, non in questi casi, no. Però poi... Ma, al fato c'ho. Puoi usare il fato, no? E facendo il fato ritiri un dado però, Uno soltanto. Se li vuoi ritirare tutti e due, devi usare tutti e due i fati. Però quanto avevi fatto su dadi? 5. 4 e 1 ho fatto. 5? 4 e 1, 5. Ah, allora, il 4 lo tieni e ritira quell'altro. 2, niente, non basterebbe comunque perché la morte ha fatto 9. Tiro un altro fato. Ok, quindi 4 più... Dai! 6, quindi 10. Hai battuto la morte, ok, niente. Nuovo turno, io tiro, ti sfondo. Un altro punto ferita. Muore, porca puttana! Oh, è colpa mia! Che ti sposti qui. Tana del lupo, vediamo quanto c'ha di forza il lupo. Muoio, qui muoio. Hai avuto culo, c'ha solo 4 di forza, quindi... Io ne ho tanto, 7. Sì, usi sempre l'arma, lascialo 7. Lì. 7, vai, 1 e 1. Quanti dadi? 2? No, 1. 1, i combattenti non sempre con 1. Vai. 6 più 4... 6 più 4, 10. E ti hai fatto? 10. 7, 3, 10. Culo, pari. Però non puoi andare avanti, mi sembra. No. Oh, no, leggiamo. Tira 2 dadi per affrontarlo. No, non posso andare avanti. Rimango lì. Ti dovrei affrontare dopo. Ok, quindi ritiro. Però sempre quella forza rimane lì. Nuovo turno. Un altro punto ferita. Intanto mi ammazzi così. No, ho fatto cadere. E dopo si piglia. Vai. E il lupo c'ha sempre più 4. Allora, 3. 7. 11. 11, hai vinto. Ho ammazzato il lupo. E vai qui. Al nuovo turno andavo lì comunque. Tanto muoio. Facciamo una cosa bellissima. Vado contro le regole di Talisman. No, non può. Sì, sì, invece ci vado contro. Prossimo turno te ti muovi, entri e c'è la battaglia finale. Dai, bisogna fare la battaglia finale. Però facciamo conto che è il tuo turno, quindi te ti sei mosso e devi combattermi. Su cosa mi combatti? Su astuzia o su forza? Io su astuzia c'ho 4. Io c'ho 3. E su forza? Te c'è 7 e io c'ho 11. Su cosa mi vuoi affrontare? Non ci pensa nemmeno. Una gara di bellezza. Sì, hai vinto. Su cosa devo affrontare? Astuzia. Su chi c'ha più monete? Sì, ho perso. Tira astuzia. Astuzia. Vai, io tiro 4, con più 4 e te con più 3. Con quanti dadi? Uno. Uno, il combattente è sempre un 1. 2. 5 io. Te hai fatto 5 e io ho fatto... Ma sei sempre più avanti. 8. Hai vinto. Sì, però te c'è l'armatura. E lo scudo. Usali. Quindi ti ho fatto una ferita. E posso ritirare un dado. Però chi l'ha vinto il combattimento? Tu. Vabbè, vai. Quindi? Prima armatura non ha fatto niente. Lo scudo 5 o 6.
spaccata la testa al mio amore. Sei arrivato fino alla corona, piccolo ragazzino. Mi fa la parte un pochino. Sei arrivato infine alla corona del talismano, del regno di Talisman. Piccolo ragazzo, piccolo ladruncolo. Ma non è bastato, non puoi sconfiggere chi è destinato a portare la corona e ad essere re. Arriva in campo, cos'è? Ammazza! Stronzo! Oh, oh, oh!